Eccoci qua. Allora, Beppe Mozza, coach del Basket Club Cirignola, comincia una nuova stagione, questa volta in Serie C Silver. L'obiettivo? Vincere? L'obiettivo sicuramente è quello di fare un campionato da protagonisti e chiaramente, a differenza dell'anno scorso, ci troveremo in un campionato nuovo e con squadre che come noi si sono attrezzate per l'obiettivo finale e sarà diverso. Insomma, l'anno scorso eravamo c'era abbastanza divario a livello tecnico tra noi, un altro paio di squadre e il resto, diciamo, del girone. Quest'anno invece, al contrario, c'è un livellamento verso l'alto e quindi sarà importante prepararsi bene tutta la stagione per poi poter arrivare nei playoff e, insomma, arrivare al meglio nelle condizioni fisiche e mentali per poter essere protagonisti. Poche riconferme, volti nuovi, insomma, per amalgamarvi quanto tempo ci vorrà? Poche no, abbiamo confermato, diciamo, un 50% della squadra e abbiamo pensato di inserire elementi che soprattutto a livello umano potessero, insomma, integrarsi con i vecchi, chiamiamoli vecchi. E ci troviamo comunque ad aver composto, penso, una squadra che fa della voglia e della voglia di giocare insieme, sicuramente sarà una nostra caratteristica. E nulla, partiremo da zero, quindi sarà una nuova avventura come sempre ogni anno e quindi sarà interessante e stimolante per tutti. Tra l'altro, hai parlato di un campionato che sarà abbastanza livellato, quali squadre potrebbero crearvi difficoltà? Beh sì, a parte ci ritroviamo con Corato l'anno scorso, ma abbiamo la Virtus Molfetta, stessa Barletta, Brindisi, ci sono squadre comunque che intanto conoscono questo campionato e poi sono preparate con comunque un buon nucleo di italiani e degli innesti stranieri, quindi sono un po' tutte importanti come roster. Quest'anno il campionato di C-Silver penso che sia interessantissimo. Un'ultima domanda, per quanto riguarda la preparazione, come verterà da domani BAP? Ma cominceremo a lavorare con doppie sedute, mattina e pomeriggio, fino all'inizio del campionato, che è il 6 ottobre. Fra 10 giorni cominceremo con le prime amichevoli e questo. Grazie.